Mentre su New York calavano le prime ombre della sera, tra gli scienziati della metropoli si diffondeva una drammatica notizia. Allora siete proprio sicuri? Il professor Livingstone è scomparso? Eh sì, ce lo conferma il professor Ferguson giunto ieri dall'Africa. Eppure quando è partito sapeva dove trovare la mitica tribù dei Pigmei in si bemolle. Eh sì, sarebbe stata la più grande scoperta etnologica del secolo. Peccato, davvero peccato. Bisogna incaricare qualcuno di rintracciare subito Livingstone. Certamente, qui ci vuole Nick Carter. Come? In Africa? Pigmei, professore? Vado subito. Capo, sono parecchie ore che marciamo. Facciamo uno spuntino. D'accordo, pezzi. Apri una scatola di queste razioni equatoriali che ci hanno consegnato all'Istituto delle Scienze. Capo, questa merenda mi sta guardando con occhi famelici. Che diavolo c'è qua dentro? Perbacco, invece di viveri commestibili ci hanno dato insetti affamati. Dice il saggio, per mangiare nella foresta la formica non si presta. Ragazzi, qualcuno dell'istituto antropologico ha attentato alle nostre vite. Qui bisogna ricorrere alle maniere forti. Pezzi! Sì, capo. Stermina subito questi insetti con una delle nostre granate insetticide. Ok, capo. Ci penso io. Sterminate, capo. Pezzi, un minimo di decenza. Trova qualcosa da buttarti addosso. Io nel frattempo proseguirò le indagini. Perbacco, si direbbe che siamo arrivati. Ma scusi, brav'uomo, mi saprebbe dare qualche notizia del professor Livingstone? Bunga, bunga, bunga. Penso mi abbia invitato a seguirlo. Sì, mi aveva proprio invitato a seguirlo. Beh, non bisogna poi lasciarsi impressionare troppo dalle apparenze. Niente paura, capo! Siamo con noi! Noi? Fate attenzione, ragazzi! Questi sono i pericolosissimi pigmei si bemolle! Pericolosi? Non mi sembra, capo! Ma strano! Molto strano! Ah, ecco scoperto il mistero! Questi pigmei ti hanno scambiato per una incarnazione del loro totem! Branco di idioti, quello non è il vostro totem vivente, è un impostore! Impostore io? Capo, io ci do un pugno a questo qui! Invoco il giudizio degli dèi! Vai tranquillo, pezzi, riuscirai a superare anche questa prova! Ecco, impostore, ti calerai in questa fossa dove dovrai sopravvivere alla delle famelliche formiche Biribao. Guarda, guarda, le stesse formiche messe nei nostri zaini all'istituto di antropologia. Allora ce le ha messe un antropologo che era già stato qui. Non avere timore, pezzi, sei ancora immunizzato dall'insetticida usato poco fa, puoi tranquillamente superare la prova. Speriamo, capo. Ah! Esulta, popolo si bemolle! Il totem vivente ha superato la prova! Tradimento! Qui ci deve essere sotto un trucco! Scendo a controllare! Ah! Oh, le formiche di Rao! Aiuto! Aiuto! Ah, guarda chi si vede! Professor Ferguson, mi vuole spiegare cosa ci fa così lontano da New York? Ebbene, sì. Quando ho saputo che Livingstone aveva trovato la tribù che per anni avevo cercato invano, l'ambizione mi ha accecato e ho fatto scomparire Livingstone. Volevo essere io il più celebre etnologo del mondo. Miserabile!
Dove è nascosto il povero professore? È rinchiuso nell'umida stiva di una nave nel porto di Bombasa. Quale nave? La quinta da sinistra. Andiamo, ragazzi! A Bombasa! Il professor Livingston, suppongo. Caro professore, ora la gloria l'attende. Grazie al suo intervento, caro Carter. Oh, ma le pare una sciocchezza da nulla. Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene. E l'ultimo chiuda la porta. Crash!